ragazzi, sono Valentina, benvenuti in questo nuovo video. Quello che vedete oggi è una prova, più che altro perché essendo in corridoio c'è il rimbombo delle scale, però mi faceva piacere farvi i video dei libri davanti alle librerie nuove, o comunque alla prima momentaneamente montata, e quando vi parlo di manga farvela davanti alla libreria di manga, quindi per andare ancora più in tema. Quindi quello di oggi sarà un video di prova, fatemi sapere se il rimbombo vi dà troppo fastidio, nel caso ci rispostiamo in camera e li faremo sempre lì, però mi faceva piacere, ecco, inaugurare la nuova libreria facendovi anche dei video con questa qua dietro. Come avete letto dal titolo qua sotto, oggi andiamo a fare praticamente quella che sarà la mia TBR autunnale per i prossimi 3 mesi, quindi quella che vedrà ottobre, novembre, dicembre. Sono tutti libri che vorrei leggere, molti sono libri che magari ho già in lettura, che non ho letto per la Septuagint, più alcuni titoli che voglio leggere assolutamente o andranno a incrementare alcuni video che voglio fare oppure sono progetti, ecco, personali che voglio portare avanti, soprattutto per quanto riguarda uno. Direi di iniziare subito, come sempre trovate comunque tutti i libri citati, linkati qua sotto nel box delle informazioni se volete informazioni in più, e non sono pochi libri ma non sono nemmeno tanti, perché comunque la maggior parte sono libri che ho già in lettura o sono libri molto piccoli, anche perché voglio approfittare di questi mesi per mettermi abbastanza in pari con serie manga che ho lasciato indietro, quindi è proprio un periodo in cui voglio concentrarmi sulle letture che voglio io e quando voglio io soprattutto. Il primo che vi faccio vedere è il Mammut della Newton Compton di Edgar Allan Poe. Ho ritirato fuori il mio Mammut, prima perché dovevo liberare la libreria che lo vedeva come appoggio per i libri perché erano crollati gli scaffali, ma perché ho visto giusto ieri il terzo Hocus Prism di Prismatic di Federica Frezza, in cui praticamente dava una sottospecie di guida di lettura per conoscere più a fondo un autore come Edgar Allan Poe, autore a cui non mi sono più di tanto approcciata tranne che per 2 racconti che sono I delitti della Rue Morgue e Lo scarabeo d'oro, che avevo letto anni addietro per 2 racconti di Clive Barker all'interno di Ectoplasm. A parte quelli non avevo mai letto nient'altro, non mi sono mai approcciata più di tanto, e quindi ho voluto approfittarne, visto che ogni anno è sempre un po' un dramma su che cosa leggere per il periodo halloweeniano o comunque ad ottobre, per seguire questa sua guida di lettura. Lei ha stilato proprio una lista in ordine, partendo dalle poesie, passando poi per racconti o prosa, come appunto anche Gordon Pym, un ordine di lettura giorno dopo giorno dei titoli di Edgar Allan Poe da leggere. Purtroppo mi sono accorta che in questa edizione non ce ne sono due, quello che bisognava leggere ieri e anche Eureka, però vabbè, sono 2 su 29, e sono molto euforica e felice di fare questa cosa perché spero che sia un ottimo modo per conoscere un po' di più un autore che praticamente tutti hanno letto e a cui io non mi sono mai approcciata più di tanto. Ho letto giusto oggi il titolo della giornata, che è stata la poesia Tamerlano, mi è piaciuta veramente moltissimo. Io non sono una grandissima esperta di poesia, però l'ho trovata davvero molto bella e molto molto profonda, e domani toccherà esattamente a Spiriti dei Morti. Spero di riuscire ad adempiere a questo mio progetto personale che mi sono imposta di fare per il mese di ottobre. Vi farò poi sapere una volta che uscirà il wrap up a fine ottobre, in cui vi parlerò delle letture fatte a settembre-ottobre. Però questo sicuramente è una cosa che mi gasa molto, vedremo come andrà. Parlando invece di quelli che sono libri che ho attualmente in lettura e che quindi finirò sicuramente di leggere in questi giorni barra periodo, il primo, vi lascio la copertina, è Helmet di Fiona Mosley, che sapete molto bene mi ha omaggiato Faz Editore. Sto andando avanti, sto andando un pochino rilento, ma oggi conto di andare un bel po' avanti perché sto effettivamente meglio e mi sta anche tornando effettivamente la voglia di leggere più di prima, e non solo manga come sto facendo in questi giorni, e vi farò sapere poi ovviamente una volta che l'avrò finito. L'avete visto anche nell'ultimo book haul, ve l'ho nominato più di una volta nelle reading vlog che ho fatto della Septuagint, quindi insomma ormai lo conoscete. Altro titolo che sicuramente porterò a termine in queste ultime settimane, ecco, è anche un libro che si rifà abbastanza anche per titolo e copertina al periodo, è Raffiche d'autunno di Natsume Soseki, libro che mi aveva omaggiato l'Indau questa primavera, che mi sono tenuta un po' più avanti, prima per il periodo, poi per non darvi troppi video di Soseki uno vicino all'altro. Mi sta piacendo moltissimo, sono a pagina 74 e non vedo assolutamente l'ora di continuare. È un libro un po' particolare che ti deve prendere perché è abbastanza inusuale per alcune cose, però mi piace come si sta evolvendo e diciamo che tutto il filo che va a ricondurre i vari personaggi. Vi farò poi sapere in un video singolo. Altro libro dedicato al Giappone, anche in questo caso un arrivo da parte di un'altra casa editrice che è la Caravaggio Editore, La paura in Giappone, che sto leggendo, mi sto
dosando piano piano, e anche in questo caso, come avveniva per il libro sugli anime e manga, una sottospecie di breve enciclopedia che va a illustrare tutti quelli che sono gli yokai, i demoni, i fantasmi, i bakemono, mostri eccetera eccetera del folklore giapponese, un, diciamo, un argomento che ricorrerà abbastanza per alcuni dei video che vi voglio anticipare, che vedrete e farò con alcuni libri che andrò a leggere, e si rifà anche in questo caso molto al periodo di ottobre, quindi insomma sono molto curiosa, me lo doserò nel tempo e presto ve ne parlerò nel canale, perché è un libro che sto trovando davvero molto molto interessante. L'ultimo libro che ho attualmente in lettura e che sicuramente riprenderò a leggere una volta che avrò finito Helmet è sicuramente la mia rilettura di It, che mi sta andando abbastanza rilento, ma sapete che è un libro che leggo quando non ho altro da leggere in ebook in urgenza, ecco, è una rilettura dopo tutto, quindi me la sto prendendo davvero con moltissima calma. Niente, mi sta piacendo tantissimo, sicuramente leggerlo da più adulta mi dà una visione molto più ampia e oltretutto mi riporta alla mente la prima lettura. Cioè, una volta che io vado avanti con la lettura mi ritorna alla mente, ah sì, è vero, questo succedeva, succede questo. È interessante fare riletture di determinati libri ad anni diversi l'uno dall'altro, e secondo me It è un libro che, soprattutto se letto in tenerissima età come è successo a me, perché l'avevo letto che avevo 11 anni, leggerlo a 28-29 è stata una scelta molto intelligente da parte mia. Stando invece a quelli che sono i libri che vorrei leggere o comunque riprendere, che avevo detto che avrei letto per la Settubato o meno per altre TBR, ma che sicuramente voglio leggere in questo periodo, il primo, anche questo l'avete visto nel book haul, è Le farfalle danzano, le formiche si ingegnano di Lafcadio Hearn. Era un po' che avevo in pentola l'idea di farvi un video dedicato a Lafcadio Hearn, avendo letto molti suoi racconti nell'arco della vita, essendo un autore comunque che incuriosisce molto, essendo un occidentale naturalizzato giapponese, e voglio leggere assolutamente comunque sia questa raccolta, perché è un genere di racconto diverso dai suoi soliti dedicati al folklore, perché qua si parla di una di quella che è stata la sua più grande passione, cioè quella dedicata agli insetti. E sono molto curiosa, vedremo, vi farò sicuramente sapere, un video che conto di fare entro ottobre, quindi restate connessi perché arriverà molto presto. Libro che dovevo leggere per la Septubaton, anche in questo caso arrivato dalla Caravaggio Editore, è Le streghe di Benevento. Anche questo voglio leggerlo entro ottobre per farvi appunto un video a tema con questo e i roghi delle streghe, un video che secondo me si adatta molto bene lo stesso anche al periodo per quanto riguarda l'argomento citato. Sono molto curiosa, l'altro libro mi ha interessato moltissimo, questo è anche molto piccolino, e sono molto curiosa, ecco, di affrontare anche questa lettura, perché si preannuncia essere anche in questo caso molto interessante, poi non vedo assolutamente l'ora di parlarmene. Come sono tutte letture abbastanza a tema halloweeniano, ma non solo, però che si rifanno molto in generale al periodo autunnale, a ottobre-novembre. Altro libro che volevo leggere per la Septubaton e mi stava anche volando per terra è Fidanzati dell'inverno di Christelle Dabaux, edito da EO, a breve uscirà il secondo, voglio leggerlo davvero presto, spero di riuscirci, ed è un libro che, non lo so, mi dà appunto la sensazione di lettura per questo periodo autunnale barra inverno in arrivo, e vi farò sapere una volta che l'avrò letto. Ne ho sentiti pareri abbastanza contrastanti, a me incuriosisce molto per come viene presentato, per, diciamo, i mondi che la presentazione è andata a toccare, quindi boh, vedremo, vi farò assolutamente sapere. Altro libro che voglio leggere, anche perché inizierà a breve la nuova stagione di Outlander, è Tamburi d'autunno di Diana Gabaldon. È il primo che va a comporre i due libri, sapete che in Italia li dividono sempre, che andrà a comporre quella che è la quarta stagione di Outlander. Io ora sono un po' combattuta, nel senso che penso che non inizierò a guardare subito la serie TV, anzi aspetterò che sarà finita e soprattutto aspetterò di aver letto ambedue i libri, così non andarmi a rovinare nulla, e come ho fatto poi con la stagione precedente, che nel momento in cui ero arrivata al punto che ero arrivata nei libri mi sono fermata, ho finito i libri e poi ho finito con la serie TV, quindi sarà sicuramente anche così. Il prossimo, alias settimo in italiano, non mi ricordo qual è, però ce l'ho già pronto, tanto lassù in mezzo ai libri che fra un po' crollano, che devo sistemare nelle prossime librerie quando verranno montate, ma in realtà ce li ho anche sul Kindle, perché essendo libri abbastanza grossettini e scritti anche abbastanza piccoli, alterno fra questi cartacei e il Kindle per non andarmi a distruggere troppo, ecco, già la mia vista poverina mezza provata. Gli ultimi tre libri che vi faccio vedere sono praticamente tutte e tre nuove
entrate degli ultimi mesi, ma sono libri che secondo me si rifanno alla perfezione al periodo e che quindi voglio leggere il prima possibile. Il primo l'avete visto nell'ultimo book haul, anche il terzo in realtà, però vabbè, sto parlando di Il castello raccreante di Mary Edgeworth. Sapete che l'ho preso con gli sconti al 25 della Fazio, un libricino molto piccolino, ma non lo so, mi dà molto aria di autunno anche come tematiche, saga familiare dedicata a questo castello e la famiglia che ci vive dentro, e non lo so, mi dà una sensazione di autunno, di periodo ottobre-novembre, quindi sono molto curiosa, spero davvero di leggerlo prestissimo e poi di parlarvene. Questa poi è un'idea dei libri che vorrei leggere, magari verranno cambiati, se ne aggiungeranno altri, sia mai. Altro libro che voglio assolutamente leggere, anche in questo caso è edito da Lindau, non lo so, quando si legge di montagne, cose del genere, e ripenso al Giappone, mi viene in mente l'autunno, e quindi ho deciso di leggere anche Alla Sacra Montagna Nikkō di Pierlotti. Di Pierlotti ho già letto e ve ne ho parlato inizio anno, della moglie giapponese, vi lascio il video nelle schede. Mi era piaciuto abbastanza leggere questo, diciamo, viaggio di questo personaggio comunque occidentale che si è ritrovato a sbarcare con la sua nave in Giappone, in un Giappone che si è veramente aperto da pochissimo all'Occidente, quindi è un po' la terra dei sogni, la terra sconosciuta per gli occidentali, e vedere tutto questo dagli occhi di un gaijin a fine 1800 è effettivamente molto interessante. E anche qui, come in quel libro, solo che quello era edito da O/O, ci ritroviamo a vagare all'interno di uno dei suoi viaggi che lui poi ha descritto all'interno di un libro. Sono molto curiosa di leggerlo, è un'uscita comunque recentissima di Lindau anche in questo caso, e vi farò sapere, perché è piccolino, si legge in fretta e al suo interno ci sono anche delle belle immagini, sia a fotografia che anche a pittura del periodo. Sono curiosa, proprio vedo l'ora di iniziarlo. Mentre per quanto riguarda l'ultimo libro sicuro che voglio leggere in questo periodo autunnale, abbiamo, ve l'avevo detto anche in questo caso nel book haul, Gemina. Uscirà a brevissimo Obsidio, che è il terzo e ultimo libro della trilogia. L'anno scorso ho letto a ottobre o comunque a novembre Illumine, quindi proprio ci sta anche a fagiolo come periodo di lettura per continuità, ecco, se volessimo dirla così. Mi era piaciuto molto Illumine, a parte alcuni dettagli riguardanti alcuni comportamenti dei personaggi, soprattutto per quanto riguarda quelli più adulti, che li vedevo compiere azioni troppo inerenti all'essere ragazzini quando non lo si è più, quindi proprio non mi avevano convinto le scelte o le decisioni che prendevano, però nel complesso era un libro che mi era piaciuto davvero molto, e non solo per la parte grafica ovviamente. Gemina spero mi piaccia come Illumine, anche in questo caso la parte grafica ovviamente la fa da padrone ed è uno dei punti di forza di questi libri, e quindi sono molto curiosa di leggerlo. Ho sentito anche in questo caso pareri molto positivi, anzi in certi casi anche mi hanno detto che è più bello di Illumine. Sono curiosa, ecco, vedremo. Per quanto riguarda altri titoli che acquisterò prossimamente, perché so che li acquisterò e che quindi vorrei provare a inserire all'interno di questi già che vorrei leggere, non è detto però che li leggerò, ma che vorrei inserire, abbiamo sicuramente Quaderni Giapponesi 2. Infatti ho deciso che aspetterò a farmi il video su Quaderni Giapponesi, perché voglio fare un video unico in cui vi parlo di tutti e due, e conto di farlo uscire il prossimo mese, quindi questo mese recupererò Quaderni Giapponesi 2, lo leggerò e poi vi farò assolutamente il video. Il primo mi è piaciuto tantissimo, quindi non posso non prendere il secondo, mentre l'altro libro sicuramente è il secondo della saga di Magic di V. Schwab. Magic mi era piaciuto veramente tanto lo scorso anno, aveva incrementato dopo le prime 100 pagine per quanto mi riguarda, ma una volta incrementato l'ho divorato. Uscirà a brevissimo il secondo e sono veramente curiosa di acquistarlo e continuare questa saga davvero molto particolare che mi ha davvero molto catturata. Ok ragazzi, questa era la mia presunta TBR per i prossimi 3 mesi. Fatemi sapere voi se avete una qualche idea di quello che volete leggere, se avete letto qualcuno dei titoli che vi ho fatto vedere, nel caso ci sentiamo qua sotto nei commenti, e fatemi sapere, ecco, come ho detto anche all'inizio, cosa ne pensate della divisione postazioni libri qua, fumetti in camera con i manga. L'idea che mi è venuta così, male che vada, torniamo alle origini e rimaniamo come siamo sempre rimasti. E noi ci vediamo al prossimo video, come sempre a fianco a me trovate gli ultimi video usciti e il bottoncino per iscrivervi nel caso non vogliate perdervi i prossimi video. Vi mando un bacione grandissimo, ci vediamo qua sotto nei commenti e alla prossima, ciao!